Buon pomeriggio a questa nuova diretta, come annunciato qualche istante fa. Si avrà oggi inizio a una serie di studi incentrati sull'ebraicità e la biblicità della pluralità di Dio. Questo è uno studio, che sarà dilazionato in più lezioni, quindi questa è semplicemente una introduzione dove appunto daremo alcune linee guida per poterci poi tuffare prossimamente in altri studi, in altri approfondimenti sempre inerenti a questa lezione. Sebbene questa sia un'introduzione, dal partire dalle prossime lezioni in poi, le informazioni che vi dirò saranno distribuite in video molto molto brevi, piccole pillole, perché essendo un argomento molto vasto e di cui non si smetterebbe mai più di parlare, preferisco darvi delle piccole pillole in modo tale da poterle ben metabolizzare e quindi poi una dopo l'altra poterle studiare con molta molta tranquillità e concentrazione. Quindi oggi vi darò solo queste introduzioni. Io nel frattempo do sempre il mio solito paio di minuti di tempo per poter condividere questo video nelle vostre bacheche. Nel frattempo faccio io altrettanto altrove, in altre pagine. E quindi ne approfitto anche per salutare quanti si stanno collegando. Shalom Franco, benvenuto. Shalom Elisa, benvenuta anche a te. E ovviamente Shalom a Dani, che lei è lei mette mi piace in un posto prima ancora che io lo scriva, addirittura talmente è inserita bene in questo nostro come dire circuito di insegnamenti. Benvenuta, grazie Dani per il tuo entusiasmo, per la tua presenza, è molto preziosa. Benvenuta anche a te, Gina, a quanti si stanno collegando in questo istante. Chi ha visto la locandina che ho pubblicato qualche minuto fa ha capito che a breve sarebbe andata in onda una lezione inerente alla pluralità di Dio. Io già in una scorsa lezione vi avevo dato già un'ampia introduzione su questa pluralità, ma adesso voglio proprio addentrarmi nell'argomento. Sarà un'ennesima introduzione che noi vedremo da un altro punto di vista, però dalla prossima lezione, non so quando sarà, ci tufferemo nel pieno centro di questo argomento, con piccole pillole. Non so quanti altri video saranno, non ve lo so dire perché davvero man mano che io andrò a sviluppare le altre lezioni, si procederà, andando avanti. Quindi non so quando finirà. Non so fin dove arriveremo, quindi intanto godiamoci queste lezioni. Se volete potete prendere carta e penna per prendere appunti, potete scrivere le vostre domande, quindi io poi a fine lezione cercherò di venirvi incontro e rispondervi qualora io sia in grado di potervi rispondere sulla base di quello che si andrà a dire oggi. E quindi vi chiedo partecipazione. Vi chiedo condivisione, non nel senso che dovete accettare quello che vi dico, condivisione nel senso condividete il video se volete, in modo che in tanti possano ascoltare. Il video rimarrà registrato e sarà nuovamente ricaricato poi su YouTube. Bene, l'argomento di oggi, cominceremo con l'introduzione sull'ebraicità e la biblicità della pluralità di Dio. Quando parliamo di pluralità, naturalmente ci stiamo riferendo alla Trinità. Ma andremo a vedere meglio, in maniera un po' più ebraica, come si può conciliare la dottrina, tra virgolette, cristiana della Trinità, quando in realtà ha origini ben più antiche della nascita del cristianesimo. Dunque, la Trinità è una delle colonne portanti fondamentali della fede cristiana. Questa dottrina rappresenta la colonna. Diciamo, quella dottrina su cui si fonda gran parte di tutto il cristianesimo, perché non esiste solo la dottrina della Trinità, ce ne sono tantissime dottrine su cui si fonda la fede in Yeshua, ma quella della Trinità è una delle, diciamo, più fondamentali. Questa dottrina, se appresa per rivelazione divina, è in grado di aiutarci a discernere la verità dall'errore e l'ortodossia dall'eresia. È fondamentale perciò sapere chi è veramente Dio, ovviamente nei limiti del nostro conoscibile, e di ciò che ci è dato sapere attraverso lo Spirito Santo. Se abbiamo davvero lo Spirito di Yeshua, che si riceve nel momento in cui ci si arrende a Lui e si nasce di nuovo,
e non mi sto riferendo ovviamente al battesimo nello Spirito Santo, questo è un altro discorso. Se sperimentiamo quindi davvero la benedizione di Dio nella nostra vita e se abbiamo ottenuto davvero la vita eterna, allora dovremmo arrivare a conoscere Dio e a diventargli leali su tutti i punti di vista. E nel momento in cui diventiamo leali a Dio, allora Egli attraverso Yeshua ci fa conoscere tutte le cose. E Giovanni dice a tale proposito, al capitolo 1, verso 18 del suo Vangelo, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che ce l'ha fatto conoscere. Bene, questa è una dichiarazione meravigliosa e qui non solo abbiamo l'affermazione, la prova biblica che il figlio del Padre Celeste è divino in quanto viene definito unigenito Dio. E questo è inequivocabile e inconfutabile per coloro che invece negano la divinità di Yeshua, come io un tempo. Ma anche questo unigenito è colui che ci ha fatto conoscere Dio. Quindi la chiave per poter conoscere Dio è Yeshua e non lo studio prettamente accademico. Inoltre, sempre in Giovanni 15:15, Yeshua ha dichiarato qualcosa di davvero importante. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Quindi dobbiamo pensare a Dio così per come Egli è, e non per come noi pensiamo che sia o che debba essere. Vedete, l'avodah zarah, in ebraico questa parola significa servizio estraneo, che è un modo di dire, di esprimersi per intendere il nostro concetto di idolatria, non consiste solamente o semplicemente nell'inchino dinanzi alle statue o alle divinità pagane, chiunque esse rappresentino, o addirittura nell'innalzare certi ministri di culto, e oggi è molto usata questa pratica, è molto diffusa, quindi praticando il culto della persona come facevano i pagani con gli imperatori e i sovrani dell'antichità. L'essenza dell'idolatria, prendete appunti, l'essenza dell'idolatria è avere pensieri su Dio falsi e indegni di Lui. E Dio, oltretutto, per mezzo della bocca del profeta Geremia, ha detto a riguardo a queste divinità: infatti, io conosco i pensieri che medito per voi, dice Hashem, pensieri di shalom e non di Ara, per darvi un futuro e una speranza. Ecco, Geremia 29:11 parla sul discorso dei pensieri di Dio. Quelli di Dio sono pensieri di pace, non di male, quindi avere pensieri estranei a questo genere di pensieri che è Dio sfocia nell'idolatria. Oltretutto, quando Geremia dice: infatti io conosco i pensieri che medito per voi, il verbo conoscere è yedati, usato in questo contesto. Come ho già spiegato in una lezione precedente, il verbo yada implica a una conoscenza intima. Quindi, se vogliamo rivedere, ritradurre questo versetto nel concetto ebraico, senza tenere conto della traduzione che a volte spesso ci tradisce, così potremmo leggere: infatti, io ho intimità riguardo ai pensieri che medito per voi. Quindi, lui ha dei pensieri intimi nei nostri confronti. Dice Shem: pensieri di shalom, pensieri di pace, e non di raha, e non di male, per darvi un charit, un futuro, e una tikva, una speranza. Ora, la conoscenza della cosiddetta Santa Trinità, e questa Santa Trinità possiamo esprimerla con l'espressione ebraica, se più ci si può avvicinare, Ashelosh HaKadosh, che significa la Santa Trinità, non si ottiene attraverso studi accademici, non proviene da ragionamenti e sapienza unicamente umani, ma dalla rivelazione divina necessariamente preceduta da altri tipi di studi, quelli fondati sulla parola di Dio. La ragione può certamente condurci a convincerci dell'unità di Dio, cioè ci crediamo perché è razionale crederlo e basta. Così come io una volta credevo alla Trinità perché così mi è stato insegnato, ma è che effettivamente
non sapevo in cosa stessi realmente credendo perché non avevo ricevuto la rivelazione a riguardo di questa cosa. La rivelazione ti dà certezza come conseguenza della tua fede, una certezza di qualcosa che non può essere umanamente spiegabile. Ci credevo e basta. Accettavo questa verità senza averla nemmeno capita neanche un po', anche se in realtà cose così elevate non si possono pienamente capire. Possiamo avere solo un piccolo accesso giusto per arrivare ad avere fede e accettare questa dottrina come verità biblica. Per esperienza posso dirvi che quando non siamo pienamente convinti di ciò in cui crediamo, delle cose che affermiamo, molto facilmente potremmo abbandonare questa credenza o sistema di credenze che è già debole in noi. Quindi, finché non siamo convinti pienamente, di quello in cui crediamo, molto facilmente possiamo abbandonare questa credenza. Quindi, sebbene la ragione possa condurci a credere nell'unicità di Dio, intanto occorre necessariamente un'autorivelazione di Dio per rivelare il suo essere una triunità. O pluralità in generale. E persino l'apostolo Pietro, scusate, conosciuto anche con il nome di Simon Bar Yonah, Simone figlio di Giona, che era noto per la sua cocciutaggine e per la sua testatura, persino lui ebbe la rivelazione di chi fosse il Messia, il figlio di Dio, proprio dal Padre. Questa rivelazione la ebbe proprio dal Padre. E in Matteo 16 si discute sugli israeliti che dibattevano riguardo all'identità del figlio dell'uomo, chi fosse una terminologia, il figlio dell'uomo, tipicamente giudaica, per indicare il Messia che viene sulle nuvole, ovvero quel Messia, quella figura misteriosa di cui parlò il profeta Daniele nel suo omonimo libro profetico. E allora la domanda di Yeshua, ai suoi discepoli, voi chi dite che io sia? Pietro rispose, avrebbe risposto in ebraico, Atta HaMashiach, Aben Elohim Chaya, ovvero tu sei il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Questo lo dice al versetto 16 del capitolo 16 di Matteo. A questa dichiarazione dell'Apostolo Pietro, Yeshua rispose felice, chiamandolo per nome e non per soprannome. Pietro significa cocciuto, quindi se l'avesse chiamato tu Pietro, gli avrebbe detto cocciuto, in un certo senso. E invece no, lo chiama col suo nome. Lo chiama col suo nome perché siccome a lui era stata data la rivelazione dal padre e non da uno studioso su chi fosse Yeshua, immediatamente Yeshua stesso riconosce che la sua cocciutaggine in quel momento era sparita. Quindi si era lasciato ispirare dalla rivelazione del Padre su chi fosse quell'uomo che aveva lì davanti a lui, Yeshua. E a questa affermazione di Pietro, Yeshua risponde in questo modo, al versetto 17. Tu sei beato, Pietro. No, dice, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ora qui subentra un'altra affermazione. Tipicamente giudaica, carne e sangue. Quando si parla di carne, scusate, quando si parla di carne e sangue, ci si sta riferendo alle persone, agli esseri umani. Quindi non è stato l'uomo a rivelarti chi è il figlio dell'uomo, chi è il figlio di Dio, ma è stato il padre a rivelartelo. Quindi determinate dottrine, determinati aspetti della dottrina della Bibbia possono arrivarci solo per mezzo della rivelazione del Padre, non attraverso uno studio accademico. Per studio accademico mi riferisco alle università, ai libri degli esperti, che provano a dare ognuno la propria, diciamo, interpretazione di quello che dice la Scrittura. Ebbene, quindi, per quanto noi possiamo studiare, per quanto noi possiamo applicarci alle Scritture anche dal punto di vista prettamente, come dicevo, o meramente accademico e razionale, per quanto possiamo applicarci nelle lingue bibliche, anche con bizzarri artifici linguistici e acrobazie versettologiche degne di una mente sì geniale anche da premio Nobel, se è il caso,
Non potremmo mai capire chi è realmente Dio se non è il Padre Celeste ad autorivelarsi. E questo funziona nel caso della pluralità di Dio. Ci sono molte persone, sia credenti che non credenti, che hanno la tendenza di rifiutare tutto ciò che non possono o non riescono a capire o non sono in grado di spiegare. E quante volte abbiamo cercato di spiegare una sensazione a qualcuno, a un nostro caro, dicendo non riesco a spiegarti a parole quello che sento. Ecco, quante volte l'abbiamo detto? E se questo vale per le sensazioni personali che noi viviamo, quanto più vale nel tentare di voler spiegare quelle cose concernenti la persona di Dio, l'essenza di Dio. E in alcuni ambiti religiosi, quando non si sanno dare spiegazioni a certi interrogativi biblici, si va subito alla difensiva, invocando il famoso il mistero della fede. Ecco, questa è una parolina magica dal quale ci si protegge dalle risposte che non sappiamo dare. Dunque, coloro che rifiutano categoricamente ciò che non riescono a capire, lo fanno perché queste cose non hanno senso per loro. Cose umanamente, inconcepibili, cose che non sono ragionevoli secondo il loro punto di vista. Allo stesso tempo, queste persone dimenticano o ignorano che tutta la loro vita è circondata da misteri che non comprendono. Non riescono a considerare che qualsiasi vera spiegazione, anche del più semplice fenomeno che c'è in natura, si trova nell'oscurità e al di là della loro comprensione. Molte cose, sebbene noi cerchiamo di spiegarle, effettivamente non le capiamo. Ad esempio, vi parlo della teoria del Big Bang. È solo una teoria, ma in realtà gli scienziati non hanno ben chiaro come tutto ha avuto inizio. La teoria del Big Bang è solo una teoria, è una supposizione, quindi non è sicuro che sia avvenuto, le cose siano avvenute in questo modo. Ora, nonostante i grandi progressi della scienza negli ultimi 500 anni, ed è proprio circa 500 anni fa che nasce la cosiddetta scienza moderna, non possiamo ancora rispondere alla maggior parte delle domande che Dio ha posto a Giobbe. Ad esempio, Dio disse a Giobbe, a seguito delle sue domande, perché il giusto soffre? Ecco come risponde Dio. In vita tua, hai mai comandato al mattino? Ho insegnato il suo luogo all'aurora perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? Sei tu penetrato alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Riesci a legare le catene delle Pleiadi o sciogliere quelle di Orione? Puoi tu condurre una costellazione nella sua stagione e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Alcune traduzioni molto scientiste traducono in questo modo: guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi satelliti. Ecco, questo concetto non esisteva ai tempi della redazione della scrittura. Conosci le leggi del cielo, regoli il suo dominio sulla terra, puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che le piogge abbondanti ti ricoprano. I fulmini partono forse al tuo comando? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza? O chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Ecco, queste sono solo una serie di domande alla quale la scienza oggi ancora non sa rispondere. Dà semplicemente delle supposizioni. Noi, siccome abbiamo i nostri bei libri di storia a scuola, noi siamo convinti che quello che leggiamo lì sono prove scientifiche effettivamente di come vanno le cose. Ma qui Giobbe, la saggezza di Dio, sta dicendo a Giobbe: tu riesci a spiegare tutte queste cose? Bene, oltretutto, oltre a queste domande di Giobbe, poniamocene delle altre. Sappiamo perché il nostro naso apprezza l'odore di una rosa e allo stesso tempo respinge l'odore di un nuovo marcio? Sappiamo dare una spiegazione per questo? Come riusciamo a spiegare l'odore dalla puzza o dal cattivo odore? Siamo davvero in grado di dare una spiegazione del perché il nostro occhio ci permetta di vedere? Cari ascoltatori, noi non possiamo comprendere appieno il funzionamento di una semplice cellula del nostro corpo o come nasce un seme. Non capiamo come un neonato faccia il suo primo respiro. La maggior parte di noi non sa nemmeno perché un arcobaleno si formi nel modo in cui funziona o come prende forma un bel tramonto.
come calcola un computer, o come sia possibile inviare un fax, quindi come funzioni l'elettricità. Questo universo, anche dopo tutti i nostri progressi della scienza, è ancora un mistero imperscrutabile. E dal momento che noi non riusciamo a capire molte cose terrene, ad esempio come fa un salmone a ritornare nel punto esatto in cui 3 anni prima è stato deposto il suo uovo, com'è possibile? Non riusciamo a spiegarcelo. Se non capiamo queste cose terrene, perché dovremmo aspettarci di comprendere uno dei misteri più grandi dell'universo, dei più eterni e dei più potenti, ovvero quello di una trinità divina? Nessun essere finito è in grado di comprendere un Dio infinito. Il fatto che la Trinità non possa essere spiegata in modo soddisfacente, eloquente o razionalmente convincente è in definitiva inconoscibile da qualsiasi cosa creata. O comunque, il fatto che la Trinità non possa essere spiegata pienamente è un argomento a suo favore, proprio perché le cose elevate di Dio sono davvero tali quando risultano inspiegabili, quindi siamo soggetti a doverci credere per fede. E questa fede nel voler credere poi ci porta a vedere. E infatti la scrittura dice: non vi ho detto se crederai vedrai la gloria di Dio. Quindi se noi vogliamo capire e vedere certe cose, dobbiamo accettare e credere per fede che quelle cose siano veramente così. Poi il Signore ci darà la rivelazione successivamente. Quando noi non riceviamo rivelazione su qualcosa, vuol dire che noi stiamo applicando troppo la ragione e poco, la ragione della mente e poco la ragione dello spirito, perché anche lo spirito ragiona. Ora, un saggio anticamente ha osservato questa cosa qui. Pensiamo più in modo sublime a Dio, sapendo che è incomprensibile al di sopra della nostra comprensione, che non concependolo secondo la nostra rozza comprensione. Dio non può essere pienamente conosciuto dall'uomo, a meno che questa cosa che non può essere conosciuta può invece essere conosciuta e l'invisibile visto, solo in questo caso. Quindi nel momento in cui una cosa non possiamo vederla, nel momento in cui noi possiamo vedere l'invisibile, nel momento in cui noi riusciamo a raggiungere l'inarrivabile e nel momento in cui noi possiamo capire l'incomprensibile, allora siamo sulla strada giusta per poter capire misteri così elevati come la Trinità. Ora non sto invocando il mistero della fede, perché il mistero della fede è quando non si sa dare una spiegazione a qualcosa, si dice questa formuletta. Ma noi attraverso questi studi cercheremo di ragionare nello spirito insieme e quindi non sarò io a darvi delle risposte, non sarò io a convincervi nel credere alla pluralità di Dio. Ma se glielo concedete, lo Spirito Santo vi darà rivelazione. E questa rivelazione viene dopo lo studio della Scrittura, dopo lo studio della parola di Dio. Ora, in effetti, la rivelazione divina di Dio, che è la Bibbia, afferma l'incapacità totale della mente umana di conoscere il mistero della pluralità di Dio. Dio vive in una luce inavvicinabile, tant'è che nessun uomo può vedere la sua gloria e restare in vita. E questo Dio stesso glielo ha detto a Mosè: l'uomo non può vedermi e vivere. Ecco, ci sono, diciamo, dei limiti in cui l'uomo può arrivare, con questo corpo corruttibile, naturalmente, può arrivare a contemplare la gloria di Dio, tant'è che Dio mise una mano davanti a Mosè e si fece vedere di spalle. Quindi questo significa farsi rivelarsi in maniera velata e non pienamente nella gloria, perché sennò l'uomo morirebbe. Quindi l'uomo non può contemplare la gloria di Dio e vivere. Quindi se non può contemplare con occhi fisici e con corpo corruttibile la gloria di Dio, quanto più una mente può arrivare a certe altezze dell'immensità e infinità di Dio. Già il fatto di definire Dio infinito e immenso è molto limitativo, talmente va oltre questi, diciamo, metri di misurazione che noi esseri umani ci stabiliamo noi, con il nostro modo di esprimerci. Ora, il re David, dal canto suo, ha saggiamente dichiarato una cosa davvero bellissima. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Salmo 139, 6. E questa sua umile dichiarazione ha fatto di lui un uomo glorioso.
un uomo glorioso agli occhi di Dio, in quanto è scritto altrove in Proverbi 25:2, è gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Quindi noi qua vogliamo investigare. Noi, attraverso questi brevi video, che naturalmente con l'aiuto dello Spirito Santo che andremo a pubblicare, quindi non sta parlando qui, diciamo, non sarà Daniele, l'ignorante Daniele Salamone ad illuminarvi, ma sarà lo Spirito Santo a istruirvi ulteriormente. Quindi attraverso questa serie di studi muoveremo insieme dei piccoli passi da re per investigare le cose nascoste di Dio. È bene però sapere che i nostri migliori sforzi mentali per cogliere il mistero della pluralità di Dio, anche i tentativi per volerla negare a tutti i costi, risulteranno sempre e comunque futili. Quindi per quanta buona volontà ci possiamo mettere nel cercare di confermare la Trinità, e per quanta buona volontà ci mettiamo nello smentirla, questi tentativi saranno sempre futili, perché non si può spiegare né in bene né in male una realtà divina così elevata. Solo per fede e credendo nelle speciali rivelazioni di Dio, che arrivano attraverso lo studio delle scritture, possiamo avvicinarci per conoscerla. Ora il rabbino Paolo, l'apostolo Paolo, ai Corinzi disse, nella prima epistola al capitolo 2, verso 10: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Bene, questo possa esserci, questo versetto finale, come spunto di riflessione per poterci tuffare nello studio della Scrittura, perché senza lo Spirito Santo non possiamo scrutare le profondità di Dio. E se noi abbiamo lo Spirito Santo, allora possiamo cominciare a muovere dei primi passi per veramente per comprendere l'essenza di Dio. Noi attraverso Yeshua abbiamo imparato a conoscere e a vedere il Padre, chi è il Padre, il suo amore, la sua misericordia, ma anche la sua giustizia. Però ci sono determinate cose che vanno contemplate alla luce della rivelazione dello Spirito. Quindi noi impegniamoci a studiare la scrittura, naturalmente, quindi cercando di badare il meno possibile alle asserzioni dei teologi, alle asserzioni dei rabbini, di chiunque, compreso me stesso. Quindi non badate a quello che vi dico io, ma piuttosto confrontate le scritture e chiedete rivelazione. Se allo stato attuale siete ostili alla dottrina della Trinità per vostre motivazioni, o per motivazioni che ritenete bibliche, vi invito a predisporre il vostro cuore, alla vostra mente, a un'attitudine di apprendimento. Se voi permettete allo Spirito Santo di lasciarvi istruire, allora lui vi istruisce attraverso la rivelazione. Ma questa rivelazione non viene da sola, tenendo le Bibbie chiuse. Bisogna che la lettura della Bibbia e lo studio della parola di Dio, con onestà e sincerità di cuore, allora deve camminare insieme alla rivelazione, perché lo Spirito Santo ci è stato dato affinché ci insegni, ci ricordi tutto quello che Yeshua ci ha insegnato. Addirittura c'erano cose che al tempo degli apostoli, quando ancora Yeshua era vivo sulla terra, Yeshua disse: ci sono cose che non sono ancora alla vostra portata. Ma quando arriverà lo Spirito Santo, allora queste cose saranno alla vostra portata. Quindi, siccome noi oggi abbiamo lo Spirito Santo da 2000 anni e certe cose sono già alla nostra portata, allora è bene non speculare su determinate dottrine e quindi predisporci con umiltà, con un atteggiamento di voler imparare e quindi sentirsi ignoranti abbastanza da non dire: io so tutto, ascoltate me e non gli altri. Anzi, piuttosto, io vi esorto a non pendere dalle mie labbra, a non credere a una sola parola di quello che dico io, piuttosto credete agli altri e valutate e discernete voi stessi gli spiriti dei vari insegnanti che ci sono. Bene, questa è stata una introduzione generale, sintetica di quello che noi andremo poi ad affrontare nelle prossime lezioni, che saranno brevi pillole di pochi minuti, perché un discorso lungo, specialmente su un argomento complesso come questo, potrebbe solo stancare e quindi non portare a niente, quindi solo confusione. Adesso do un'occhiata ai commenti per vedere se ci sono domande.
Nel frattempo io saluto quanti si stanno collegando ora, purtroppo la lezione è finita, però potete riguardare il video non appena diciamo, lo staccherò. Bene, vediamo se ci sono domande. Avvertici prima così ci prepariamo per i prossimi appuntamenti. Grazie. Sì, giustamente io vi ho pubblicato poco fa il post che a breve avrei fatto questa diretta, l'ho fatto, però quando avrò la lezione pronta, con largo anticipo, vi dirò quando si farà questa lezione, cioè le prossime lezioni. Bene, non ci sono domande, penso che stare in silenzio ed aspettare non abbia senso, quindi al solito, anzi io come ho pubblicato poco fa in un post, ho creato una nuova email dove voi potete rivolgermi le vostre domande e eventualmente elaborare a seguito delle vostre domande nuovi studi biblici. Se queste domande riguardano argomenti tutti diversi l'uno dall'altro, avrò difficoltà a dare la priorità a chi rispondere, però darò priorità piuttosto a quanti mi chiederanno grosso modo consulenza su uno stesso argomento e quindi allora mi concentrerò su quell'argomento su cui c'è maggiore interesse e di voler approfondire. Allora, Salvatore scrive: la scrittura ha certamente il primo posto ed è la norma suprema della nostra vita, tuttavia essa non è caduta dal cielo, ma è sostenuta dalla tradizione viva del popolo di Dio, come anche gli ebrei che parlano di Torah orale. Sì, diciamo non è questo l'argomento della Torah orale oggi, anche se più avanti potrà esserci qualche lezione dove affronteremo alcune affermazioni dei rabbini, quindi della legge orale, che danno credito alla pluralità di Dio. Come in una lezione precedente vi ho dimostrato che esistono circa 7-8 scuse che nel corso della storia i rabbini, i grandi saggi pensatori del passato, hanno elaborato proprio con l'intenzione non di mettere chiarezza sull'argomento pluralità o singolarità di Dio, ma semplicemente con l'intenzione dichiarata di voler tappare la bocca agli eretici, come li chiamavano loro, ovvero i cristiani, oppure gli apostati, come li chiamavano loro, ovvero gli ebrei che abbracciavano la fede in Yeshua. Quindi sì, affronteremo, magari non è l'argomento di oggi, però prossimamente possiamo sicuramente, anzi dobbiamo farlo, argomentare questo discorso anche dal punto di vista della tradizione orale. Quindi vedremo che la tradizione orale non sempre è da considerare negativa, perché anche quando noi scriviamo un libro, ad esempio io che sono uno scrittore e scrivo libri, nel momento in cui sto scrivendo un libro sulla Bibbia sto già elaborando una mia idea di quello che io capisco delle scritture, quindi non è tanto diverso come dire, da quello che si legge nei testi rabbinici. Quindi i testi rabbinici, che sono parola di uomo, allo stesso modo anche i libri miei o di qualunque altro autore sono sempre parola di uomo. Quindi diciamo che il Talmud, per esempio, i miei libri a livello di parola umana sono allo stesso livello, anche se lì c'è saggezza che molto spesso è irraggiungibile, talmente è davvero ispirata, però ci sono anche pagine del Talmud che purtroppo sono davvero davvero pesanti da digerire. Ho già fatto una mini recensione su un libro che avevo pubblicato, che avevo letto qualche tempo fa, ovvero il Talmud smascherato. Magari poi lo metterò nella descrizione del video che andrò a ripubblicare su YouTube, e quindi là avrete i riferimenti per poter ulteriormente approfondire tutto quello che si sta menzionando in questa lezione. Fortunato dice: Daniele, prima hai citato Giobbe capitolo 38. Se sai, se qualche volta ne puoi dare spiegazione. Sì, ne darò spiegazione qualche volta, me lo stai chiedendo tu adesso. Magari se si aggiungeranno altri che vogliono chiarezza su questo capitolo 38, allora volentieri cercherò di accontentarvi tutti. Oltretutto, vi ho detto che vi do la possibilità di formulare le vostre domande, ma non vi ho detto a quale email scrivere. Ne ho creata una apposita e l'ho chiamata risposte dalla scrittura @gmail.com. Quindi inviatemi le vostre domande attraverso questa email, risposte dalla scrittura @gmail.com. E allora insieme a voi cercherò di arrivare a capo del quesito che voi vi ponete. Quindi non è solo un lavoro mio intellettuale, comunque non è solo un lavoro mio, io voglio collaborare con voi, essere un aiuto, perché è bene precisarlo, io non sono laureato, non sono un accademico, non ho titoli che possono definirmi accademico, almeno allo stato attuale non ce li ho, anche se sto proseguendo degli studi.
universitari in assiriologia e storia del vicino Oriente antico, quindi un domani accademico lo sarò, non ora, ma lo sarò. Volevo precisare questo perché molto spesso molti mi chiamano professore, mi chiamano dottore, mi chiamano con titoli che effettivamente né mi competono né mi piacciono sentirli dire nella mia persona. Io sono Daniele, il fratello Daniele e basta, quindi non chiamatemi con titoli, i titoli non mi interessano, non mi piacciono, quindi se proprio volete chiamarmi in qualche modo, io sono un Talmid, ecco, un discepolo di Yeshua. Bene. Penso di aver già detto abbastanza. Il nostro appuntamento è alla prossima lezione inerente la Trinità o comunque la pluralità di Dio. E quindi vi rimando ai prossimi appuntamenti del calendario che già vi avevo prefissato. Oltretutto c'è stata una variazione che siccome si è avviato il mio corso di ebraico anche il venerdì sera, devo rimandare il domande e risposte che tengo con la sorella Danila per il sabato, quindi domande e risposte con la sorella Danila Properzi e l'emittente Aleph Tav sarà, diciamo, slittata il sabato. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, Dio vi benedica grandemente, grazie per la vostra presenza, Shabbat, Shalom e alla prossima.